Ciao a tutti amici lettori, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi torniamo a parlare un po' di libri, dopo un po' di tempo che abbiamo divagato su altri argomenti, si torna a parlare del solito tema. Ho trovato questo tag sul canale del Mondo di Marti, che ringrazio. Taggo un po' di canale qui sotto se volete provare a rifarlo e parleremo di generi letterari. Allora, la prima domanda. Romance, un romanzo con una o più storie d'amore. Come ho già detto, il genere romance non è un genere che mi appassiona, non ho letto molti libri. Questo è un libro, questo, La figlia di Mistral, che mi hanno regalato anni fa e devo dire che per essere una non amante del genere mi è piaciuto abbastanza. Praticamente racconta l'avventurosa e romantica storia di tre donne, il cui destino comune è legato a un pittore che è appunto Mistral. La prima era negli anni 20, Magali Lunel, che era una donna, una modella coi capelli rossi, fulva, che era la modella di tutti i pittori dell'epoca, della zona di Parigi, eccetera, molto apprezzata. Poi, anni dopo, 30 anni dopo, lo stesso Mistral conosce un'altra donna, Montparnasse, una parigina rossa che diviene anche lei una sua modella, la sua amante, che è Teodora Lunel, che lui non sa che è la figlia della prima Maggie, e intraprende una storia anche con lei e probabilmente poi nel libro non si capisce se è sua figlia oppure no, nel libro non viene mai chiarito. E con lei avrà una figlia che si chiamava Fauve, Fulva Fauve, anche lei una bellissima con i capelli rossi, che poi comincerà a dirigere un'agenzia di modelle che era stata fondata dalla nonna Maggie, e contesterà il padre, eccetera. È una storia molto intricata di vicende familiari, storie d'amore. Se siete amanti del genere ve lo consiglio, scritto veramente bene. Io ripeto, non sono un amante di questo genere, eppure mi è piaciuto. Quindi dovrebbe essere un buon prodotto, diciamo, anche se di un po' di annetti fa. Comunque ve lo consiglio. Poi, Mystery, un romanzo con uno o più misteri da risolvere. Qui come Mystery mi è venuto in mente assolutamente 10 piccoli indiani di Agatha Christie. Io ho questa versione, In Dandelion Moon, che era la versione originale in inglese. Era il titolo originale che tradotto significa E poi non c'era nessuno. Appunto, un gruppo di persone apparentemente non collegate tra di loro, mi pare circa una decina, vengono convocate in una casa isolata e qui cominciano a morire uno a uno e ogni volta che muore viene trovata una statuetta di un negretto, di un indiano vicino al corpo e poi alla fine muoiono tutti, quindi non si capisce chi è il colpevole, perché non rimane più nessuno alla fine. È il classico mistero angosciante, spaventoso se volete spaventarvi. Poi, numero 3, ancora giallo, un romanzo con un'indagine. Qui sapete che i thriller sono il mio genere preferito, mi piace moltissimo, però uno dei miei preferiti è questo, un romanzo storico, Il diavolo vestito di velluto di John Dixon Carr. Ho già parlato ampiamente sia dell'autore sia del libro, scusate. È un giallo storico dove un professore di storia si reca in una casa per le vacanze e scopre che 2 secoli prima un signore identico a lui, pareva suo gemello, fratello gemello, gli assomigliava tantissimo, era stato accusato di aver ucciso la moglie. E lui, naturalmente, visto che è uguale a lui, non vuole credere che sia colpevole, è convinto che ci sia stato un errore e quindi decide di fare un patto col diavolo, andare indietro nel tempo. Non solo per scoprire chi è stato, ma vuole addirittura anticipare e sventare il delitto. E non vi racconto come prosegue avanti. Comunque finisce questo signore all'incirca nel 1600 e poi non si sa neanche se riuscirà a tornare nel suo tempo, perché il patto col diavolo comprendeva che lui non doveva modificare la storia. Quindi se lui scoprisse e riuscisse a sventare il delitto, modificherebbe la storia e non potrebbe più tornare indietro. Un giallo molto appassionante, se vi piace il genere ve lo consiglio, un autore bravissimo, ne avevo già parlato, l'avevo già consigliato diverse volte. Poi, numero 4, distopico, un romanzo distopico.
Qui mi è venuto in mente I figli degli uomini di P.D. James, da cui è stato tratto anche un film. Mi sembra di ricordare che il finale era diverso del film. Comunque, in un futuro post-apocalittico, gli uomini, i maschi della specie umana, diventano tutti sterili e non nascono più bambini. Quindi la gente è disperata, non lavora più, non produce più, va in giro a rubare, tanto non ha futuro, per cui non si preoccupa del proprio futuro, tanto non fanno più figli. E quindi vivono alla giornata. Il dittatore cerca di tenere sotto controllo la situazione perché è diventata una delinquenza unica. E a un certo punto succede che una ragazza rimane incinta e il figlio che nascerà da questa ragazza sarà l'unica speranza per la specie umana. Quindi tutti vogliono darle la caccia. Il dittatore se ne vuole impossessare, c'è un gruppo di ribelli che invece lo vuole per sé, loro cercano di fuggire, eccetera. È un romanzo ambientato in un futuro catastrofico, distopico, eccetera. Anche se P.D. James in realtà è un'autrice di romanzi gialli, di cui ho già parlato ampiamente, non è il suo genere la fantascienza, però il romanzo è molto bello, ve lo consiglio. Poi, numero 5, fantasy, un romanzo con elementi fantastici. Il fantasy non è il mio genere, non mi piace, non l'ho letto quasi mai, diciamo. Libri con elementi fantastici mi sono venuti in mente questi, che sono I viaggi di Gulliver e Alice nel Paese delle Meraviglie attraverso lo specchio di Lewis Carroll, che ho letto quando ero ragazzina, quando ero bambina, ne ho già parlato ampiamente. Non racconto la trama perché penso che la conoscano tutti, non mi sembra il caso. Poi, numero 6, Generico, un saggio. Mi è venuto in mente questo, che va bene per tutti, L'arte di essere felice e di vivere a lungo. Un saggio che io leggo a spezzoni, infatti c'è dentro ancora segna libro, nonostante ogni tanto ne leggo dei pezzi perché mi piace molto, soprattutto se siete magari in un periodo di depressione, in un periodo difficile, a me mi ha aiutato molto. E può leggerlo chiunque, al contrario di quello che si pensi, Seneca è un autore veramente alla portata di tutti, non bisogna essere un laureato per leggerlo, è veramente una lettura molto piacevole. Ovviamente il titolo spiega di cosa parla, per cui non lo spiego. Narrativa, un romanzo che consiglieresti a tutti. Visto il momento, mi viene in mente Fuga dal Natale di Grisha, che è un romanzo che parla di una famiglia che vorrebbe evitare le soliti festeggiamenti natalizi perché tanto la figlia quell'anno sarà via, non sarà presente ai festeggiamenti, allora pensano perché non andiamo a farci una vacanza, mi pare una crociera, invece di fare e le soliti festeggiamenti natalizi, cercano di fuggire dal Natale, ma poi non ci riescono perché il Natale si vendicherà e si ritroveranno a festeggiare il Natale con i soliti festeggiamenti tradizionali in pratica, no? Ne è stato tratto anche un bellissimo film con Tim Allen, una commedia. È un libro commedia carino, adatto per tutti, il classico che poi finisce tutto bene, insomma. Visto il periodo natalizio, mi sembra consigliato anche da regalare se volete fare un bel regalo. Tra l'altro vi ricordo che c'è in programma un video Q&A dove risponderò alle vostre domande e alle vostre curiosità su di me per i 500 iscritti. Se avete delle domande lasciatele qui sotto dove volete che poi vi risponderò e se non l'avete fatto naturalmente iscrivetevi, se no non arriviamo a 500 iscritti. Bene amici, anche per oggi abbiamo finito, grazie per la visione, al prossimo video, a presto, ciao!